Tornando alla questione italiana, voglio soltanto aggiungere una cosa a quanto detto. Io la plastica rappresentazione di un teatro che in questo momento è in corso in Italia, da un lato c'è Salvini con la Lega, dall'altro ci sono i 5 Stelle che giocano a chi prende di più in questo governo. Al centro ci sono due figure mitologiche che sono il presidente Conte e Tria, che provano a mediare tra le due parti. Gli spettatori di questo teatro drammatico sono gli italiani. Ed è paradossale che in questa fase si parla tanto di sicurezza, di lavoro e di sviluppo, cioè i due ministeri, dei due leader dei movimenti che fanno parte di questo governo, che sono Salvini e Di Maio, e il paese soffre della più grande insicurezza sociale, esplodono le periferie, c'è un casino complessivo, e poi la criminalità, ed esplode dall'altro campo, mentre sono distratti a litigare, è il momento peggiore per i dati economici, per i dati sul lavoro e per lo sviluppo, che sarebbero materie di competenza di Di Maio. Allora svegliamoci tutti e cambiamo questo dramma e questo teatro che è in corso in Italia. Di crescere il nostro paese. No, allora, ma quindi lei dice che ogni regione si sveglia, fa un referendum dicendo... e decide di contrattare unilateralmente col governo la maggior parte di Stati, sempre il governo che deve mantenere. Io mi rendo conto che per qualcuno l'autonomia può dare fastidio. No, io sono d'accordo, io sono d'accordo. Spaccare il paese è una cosa un pochino diversa. Sono le modalità sbagliate. Gli standard dei premialità delle regioni virtuose sono qualcosa di forte. Siamo d'accordo. Si ricordi di interrompere la querella. Sono addirittura perché venga eletto il primo ministro dell'Unione Europea, perché si arrivi davvero ad un'integrazione, ad una devoluzione, cioè, anche di commissione, così, sì, tanto per capirci, anche con poteri più spinti, quindi un vero e proprio primo ministro. Cioè noi dobbiamo ragionare che la giovane generazione di oggi vive in Europa, si sente europea, non si sente italiana. Non possiamo impedire questo processo di sviluppo e questo processo di integrazione. Io sono per una politica estera comune, sono perché si faccia anche un bilancio unico, comune. Ricordiamoci che... noi, deve dire lo so, ai paesi... No, ma noi ci candidiamo e diciamo... Che non amano... Diceva bene la politica. Certo, bisogna cambiare del tutto la politica. Dicevo una cosa, quanto è importante l'Europa? Noi oggi stiamo alle prossime elezioni europee a stabilire se continuare o meno in questo processo di integrazione. Io lo dico anche da uomo del Sud. Il più grande committente e finanziatore delle infrastrutture, dell'opera infrastrutturale italiana è l'Europa. Faccio un esempio su tutti. Noi abbiamo in questo momento che su più programmazioni, e Barca all'epoca dovette anche l'ex ministro Barca col piano di azione e coesione ha dovuto normare anche la possibilità di splittare su più programmazioni l'opera infrastrutturale italiana, quindi per coprirla, perché per ogni 50 milioni di euro di opera pubblica servono almeno 10 anni. Questo dato ANCI di qualche giorno fa. Noi al sud non siamo mai, dovessimo tornare indietro rispetto all'Europa, blocchiamo le più grandi opere infrastrutturali, quella per esempio del corridoio ovest-est della Bari-Napoli, l'alta capacità, è fondamentale andare in Europa. E volevo completare, io sono per esempio per recuperare in Europa un gap incredibile. Il nostro, parlavamo di formazione, i nostri insegnanti in Italia percepiscono mediamente 6 volte meno alla media degli insegnanti europei. No, magari 6 volte un no. No, 5-6, sono dati ufficiali, 5-6 volte meno in mezzo. Sono sicuri insegnanti in Germania, in Italia, il rapporto sono 3 volte di più. No, guarda. 6 volte in meno guadagno. Ma in ogni caso, un contratto unico, siccome noi crediamo nella formazione, sull'investimento, un contratto unico per tutti gli insegnanti ridarebbe valore e uniformità anche alla politica di formazione delle nuove classi dirigenti e degli uomini e delle donne del domani. Quindi da questo punto di vista davvero in Europa noi abbiamo la possibilità di risolvere tante questioni, tanti gap, tante...